Sono Magda Grifò, sono la pronipote di Felice Carena. Mia nonna era una delle figlie di Felice Carena, Donatella Carena. L'idea della mostra è nata proprio per questo, per far sì che rendere un tributo al mio bisnonno e far sì che venissero esposte delle opere anche inedite di proprietà della famiglia, così da avvicinare lo spettatore, fargli vivere anche questa atmosfera più familiare e tramandare anche la sua memoria e la sua arte anche alle nuove generazioni. Ad alcune sono più affezionata, sicuramente la famiglia, perché c'è mia nonna ritratta da bambina e perché l'ho sempre vista esposta in casa sua. Felice Carena è stato un protagonista della pittura italiana della prima metà del secolo. Nato a Torino nel 79, dove ha studiato, è stato già subito da giovane un protagonista della scena artistica torinese. Poi si è trasferito a Roma vincendo un lavoro di studio e anche a Roma si è imposto fra gli organizzatori della secessione romana, una serie di mostre di particolare importanza alla metà degli anni 10. Nel 1924, nel dicembre del 24, è stato chiamato a insegnare all'Accademia di Firenze e su questa data, da cui sono passati 100 anni, nasce l'idea della mostra a Palazzo Medici Riccardi che esplora la stagione fiorentina, iniziata appunto nel 24 e durata fino al 1945, quando l'artista si trasferisce a Venezia. Ci sono molte opere inedite di proprietà della famiglia che sono state restaurate per l'occasione. Tema conduttore della mostra, che si svolge in sezioni, è quello del rapporto fra arte e umanità. Diceva Carena, l'arte deve immergersi in una umanità sempre maggiore. Questo senso di umanità, cioè di attenzione solo ai poveri, ma alla vita, è presente un po' in tutte le sessioni della mostra. È però un artista che non si accontenta soltanto dello stile, ma vuole trasmettere appunto un senso di umanità, guardare figure e cose con un'attenzione commossa e partecipe, e proprio questa dimensione di umanità è quella più commovente nelle sue opere.